Buon pomeriggio da Volsco News, periodico di inchieste ed antimafia. Anche questo pomeriggio parleremo di rifiuti. A quanto pare la battaglia sui rifiuti si è trasferita al TAR del Lazio e notizie di questi giorni di una sentenza del TAR che dà torto alla regione sul piano regionale di rifiuti. La notizia è stata riportata da diversi network ed emittenti, tra cui la RAI. TAR Lazio boccia piano regionale violate direttive UE. Il TAR del Lazio ha bocciato il piano rifiuti predisposto dalla regione. Lo riferisce il gruppo dei Verdi e la Pisana. Il piano rifiuti basato su discariche ed inceneritori della regione Lazio, dove si spacciava la tritovagliatura come trattamento, è stato sonoramente bocciato oggi dal TAR del Lazio con la sentenza numero 121-2013, grazie al ricorso presentato da Angelo Bonelli, consigliere regionale di Verdi, da VAS e dal Forum Ambientalista, afferma il presidente di Verdi del Lazio, Nando Bonezio. Il piano era contrario alle direttive comunitarie in materia di discariche e rifiuti, tanto che la Commissione europea lo aveva già bocciato con un parere motivato. Questa è la dimostrazione dell'approssimazione della Giunta Polverini in materia, che ha tentato di fare il gioco delle tre carte sulla questione rifiuti. Dal sito della RAI, violate le direttive UE, il TAR boccia il piano di rifiuti del Lazio. Il piano di rifiuti del Lazio è stato bocciato dal TAR. Il Tribunale Amministrativo Regionale, che ha accolto un ricorso presentato dai Verdi e appoggiato dalla provincia di Latina, bisogna dare atto al presidente della provincia Latina, Armando Cusani, che si è costituito in giudizio presso il TAR, ed inoltre di aver dato molta pubblicità a questa sentenza. Il progetto di gestione era stato approvato nel gennaio 2012. Secondo i giudici, la Regione ha violato la direttiva dell'Unione Europea. Il TAR del Lazio, accogliendo un ricorso proposto dai Verdi e appoggiato dalla provincia di Latina, ha annullato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato nel suo testo definitivo nel gennaio 2012. Per i giudici, dall'altro, la Regione Lazio ha violato le direttive comunitarie. È stato lungo l'iter di gestazione del piano di rifiuti del Lazio, relativo nel periodo 2011-2017, ora bocciato, che è passato anche all'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione. Come correttamente affermato dalla Commissione europea, si legge nella sentenza del TAR, per essere conforme alla direttiva discariche e alla direttiva quadro sui rifiuti. Il trattamento di rifiuti destinati a discarica deve consistere in processi che, oltre a modificare le caratteristiche dei rifiuti allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa e di facilitarne il trasporto o favorirne il recupero, abbiano effetto di evitare o ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente, nonché i rischi per la salute umana. Per i giudici, quindi, la Regione Lazio ha violato le direttive comunitarie e il cosiddetto principio di precauzione, che dovrebbe caratterizzare le scelte anche pianificatorie dell'amministrazione, ove si presentino eventuali dubbi o perplessità in ordine alle decisioni da assumere nel caso concreto. Soffermandoci poi sul tema della transitorietà del piano per il TAR, è chiaro che il concetto di transitorietà non può essere dilatato fino al punto di consentire l'adozione e l'approvazione di un piano, quale quello contestato. Rispondendo alla Regione, che ha sostenuto che il piano redatto abbia portato alla riduzione della produzione di rifiuti e al raggiungimento del 65% di raccolta di raccolta differenziata entro il 2012, il TAR sostiene che i dati ufficiali ISPRA risalenti al rapporto rifiuti del 2008 indicati nel piano mostrano una tendenza diversa da quella presa in considerazione dall'amministrazione regionale, denotando una produzione annua di rifiuti regionali in costante aumento. Alla fine resta il fatto che per il giudice la Regione Lazio dovrà istruire
adeguatamente il nuovo procedimento e motivare concretamente le proprie scelte, tenendo conto di tutti gli elementi di valutazione a disposizione e quindi anche dei profili evidenziati dalla provincia di Latina, inerenti in particolare, tra l'altro, la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali sul territorio regionale, l'iscrizione di 5 comuni dal lato Latina e l'inclusione degli stessi nel lato Frosinone. Il piano rifiuti, basato su discariche e inceneritori della Regione Lazio, dove si spacciava la tritovagliatura come trattamento, è stato sonoramente bocciato oggi dal TAR del Lazio con la sentenza numero 121 barra 2013, grazie al ricorso presentato da Angelo Bonelli, consigliere regionale dei Verdi, dai Vassi e dal Forum Ambientalista. Lo afferma in una nota il presidente dei Verdi, Nando Bonessio. Il piano era contrario alle direttive comunitarie in materia di discariche e rifiuti, tanto che la Commissione europea l'aveva già bocciato con parere motivato. Prosegue. Questa dimostrazione di approssimarsi della Giunta Polverini in materia è che tentava di fare i giochi delle carte sulla questione rifiuti. Dunque, come vedete, la questione si mette in modo diverso, in quanto qui il problema è molto più complesso. Provincia Latina, stop a province pattumieri. Italia e Lazio hanno annullato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio. Ha inoltre dichiarato in comunicato il presidente della provincia di Latina, Armando Cusani, PDL, ex PDL, ora Armando Cusani milita nell'MCL. Dal momento che abbiamo avuto in un convegno che c'è stato in questi giorni occasione di sentire e intervistare il presidente della provincia di Latina, Armando Cusani, vogliamo l'occasione per salutarlo nuovamente, sottolineando che così si ferma il disegno politico per far diventare le province le pattumiere del Lazio. Il piano regionale dei rifiuti è tutto da rifare. Il TAR spiega, Cusani ha accolto il ricorso principale dei Verdi, supportato da un autonomo ricorso della provincia di Latina. Rifiuti della regione Lazio ricorre al Consiglio di Stato. L'Italia e il Lazio, accogliendo un ricorso dei Verdi appoggiato dalla provincia di Latina, aveva annullato il piano di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato nel suo testo definitivo nel gennaio 2012. Secondo il Tribunale sono state violate le direttive UE rifiuti, la Regione Lazio ricorre al Consiglio di Stato. Quindi, a seguito di questo pronunciamento del TAR, la Regione Lazio fa ricorso al Consiglio di Stato. Il 21 giugno la Commissione, che certamente conosce i contenuti delle direttive da essa stessa emanata, ha chiuso la procedura di infrazione affermando, si legge una nota, come la valutazione di piani da parte della Commissione mostra che essi sono in linea con la legislazione europea. Stupisce dunque che il TAR ritenga quelle stesse norme violate. È opportuno ricordare, peraltro, come gli elementi essenziali sostenuti nel piano regionale, contenuti nel piano regionale varato dall'amministrazione Polverini, riguardano la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, la raccolta differenziata e l'utilizzo residuale delle discariche, tutto in linea con la gerarchia di gestione dei rifiuti, di cui alla direttiva 2008/98/CE e la definizione di confini amministrativi di gestione dei rifiuti, ATO. La Regione Lazio presenterà immediato ricorso al Consiglio di Stato come il pronunciamento del TAR del Lazio relativo al piano rifiuti regionale. Ad una prima lettura della sentenza è evidente la contraddizione della decisione del TAR con la posizione della Commissione europea, che proprio sulla base del piano rifiuti adottato dalla Giunta Polverini e approvato il 18 gennaio 2012 dal Consiglio regionale del Lazio, ha chiuso la procedura di infrazione risalente alla sentenza del 14/6/2007, con cui la Corte di giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia per violazione della direttiva 74/442/CEE. Lo rende noto la Regione una nota. La Regione Lazio occorre rilevare come in alcuni punti della sentenza del TAR si commettono errori di natura tecnica, quali ad esempio le considerazioni svolte sui deficit di trattamento meccanico-biologico in cui si confondono le capacità di impianti di trattamento con le volumetrie delle discariche. Nella sentenza non si riconosce quale sia il compito del piano regionale in merito alla definizione dei criteri di individuazione rispetto ai compiti delle province, sanciti dalla normativa ambientale e purtroppo in parte disattesi.
Nella sentenza inoltre si confonde il valore dello scenario di controllo con gli obiettivi posti dallo scenario di piano, nella evidente considerazione che lo scenario di controllo sia quello realistico allo stato attuale. Non viene compreso il valore di strumento correttivo che lo stesso deve avere a seguito di attività di monitoraggio. Nel tentativo di rispondere più alle censure della Commissione europea che a quella dei ricorrenti, la sentenza si spinge in affermazioni a dir poco opinabili, come quella inerente alla strategia dell'aumento delle discariche in luogo della raccolta differenziata. Punti oscuri. Inoltre, non convince la tesi con la quale il giudice ritiene che il piano incentivo, la tritovagliatura, in luogo del trattamento meccanico e biologico, poiché l'obiettivo più chiaro e lampante del piano è il trattamento meccanico biologico dei rifiuti laziali, soprattutto la raccolta differenziata. Il risultato di tale procedura che annulla il piano è paradossalmente quello di lasciare le cose come sono, non consentendo la realizzazione del piano stesso all'aumento della raccolta differenziata e all'autosufficienza regionale degli impianti di TMB. In sostanza, il risultato di questa sentenza sarebbe quello di esentare province, comuni e privati dagli obblighi definiti dal piano, potendo così disattendere alle funzioni previste a loro carico del codice dell'ambiente. Questo è quanto emerge dal ricorso che a seguito della sentenza numero 121/2013 del TAR del Lazio, il ricorso della Regione Lazio. Come andrà a finire non lo sappiamo, la battaglia sui rifiuti a quanto pare si sta sviluppando in una battaglia in termini di tribunali amministrativi e di Consiglio di Stato. Per ora non abbiamo altro da aggiungere che comunque qui in provincia di Frosinone le prese di posizione critiche nei confronti di Clini sono aumentate, come anche a Latina. Ricordiamo che il comune di Latina ha intenzione di costituirsi contro il decreto Clini. Da notare che a Latina, circa la discarica di Borgo Montello, ci sono delle manifestazioni, delle prese di posizione da parte del consigliere regionale PD e di altri, Claudio Moscardelli, consigliere regionale PD, e di altri esponenti del PD, che stanno comunque avendo delle posizioni molto critiche, molto dure, per quanto riguarda l'utilizzo della discarica di Borgo Montello in provincia di Latina, secondo quanto previsto dal decreto Clini. Per ora è tutto. Al prossimo aggiornamento del notiziario flash di Volsco News, periodico di inchieste e di antimafia. Buon pomeriggio. Rifiuti zero! Rifiuti hanno zero! Noi comafie! Noi il più grande commissario d'Europa! Riciclaggio! Raccolta differenziata!